Anzi, vuoi girare un secondo? Allora, questa è Curiglia, famosissima Curiglia. Qui veniva il famoso scrittore Rodari, no? Non sa? Allora, hai capito? Allora, l'11:30 c'è la funivia, 2,5 km da qua, per Monteviasco, e c'è l'11. L'11:30 c'è. Però è piuttosto bella, eh? Buongiorno. Buongiorno. È vero che qui veniva Rodari, no? Scrittore, non si sa. Buongiorno. Non so io. Non so. Qui c'è la cinghialata. Quando ti sposi, vieni qua. C'è bella, c'è anche un bel organo. Non può.
Bello, 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 bello. Non ho capito cosa hai detto, scusa. Perché secondo te? Però vedi che lo rimettono anche a posto? O no? Ti piace? Bueno. Bello? Possiamo arrivare almeno fino a fine del paese, no? Qui dovrebbe finire le case, no? Quindi forse siamo arrivati, no? Che cosa? Arrivi fino a qua, poi torniamo indietro. Cacacadé! Insomma, se dobbiamo essere per 11.40. Vedi, qui c'è, vai sul monte, proprio il monte Curiglia. Sì, se no è il luppolo, Sai la pianta del luppolo? Buongiorno. Buongiorno. Quanto viene costa? Quanto costa? Non si sa. Dormire cosa costa? Non si sa.
Grazie. Grazie. Renzo, ci sei? Dai, andiamo su un attimo, dai, veloce. Sei, ci sei? Com'è un po' spopolato questo paese che è così bello? Come mai? È scomodo. E qui c'è venuto Rodari? Veniva, no, non si, è una balla. Veniva Rodari in vacanza, no? Sa quello lì, quello scrittore per bambini, no? No, ho letto su Varese News e pensavo che... Vabbè. Magari a Monteviasco, no? Ah, Monteviasco, no, capito. Capito. Ok, grazie. Prego. Insomma, hai ragione. Insomma, almeno vengo per le vacanze. Eh sì, voglio la comodità. La saluto, arrivederla. Bella, eh? Anzi, lì andiamo un attimo a vedere Comosho e poi com'è la situazione. Com'è?
anche se è un goccio di latte, se vuole. Va bene. Buono. Non siano latticini stagionati. Allora, mangia, mangia. Vedi anche qua. Sì, ma mangia, mangia, metti così in bocca. Guarda, e guarda le stelle. Sorridi, non sai il pezzo. È buona, eh? Buonissimo. Dove i funghi porcini? Ci fa latte al momento. Mm. Buono. Non è per caso la cosa, la funivia. Non so più il tempo. Chiuso? In che senso? Ah, l'ha chiuso, però c'è ancora qualche. Come? Cioè, se vuoi il tempo medio del meridiano centrale d'Europa, allora devi leggere il tempo vero solare come indicato ed aggiungere i minuti che vengono elencati. Ah, nella tabella. Elencati in conseguenza del mese e giorno, Monteviasco, meridiano solare, nelle varie capitali rispetto a Monteviasco, Roma, Parigi, Vienna, per esempio, se il quadrante indica le ore 14, il 10 luglio, prendi il valore 30 della tabella ed aggiungi le 14, le ore esatte 14:30, quindi 30 ore legale, capito?
scorre quell'ombra di tua vita il giorno. Se ti saggezza il tuo spirito d'oro, traffica il tempo finché eterna vita, dopo tramonto avrai mercede ambita. Sì, lo stella. Quello è un orologio, eh? Funziona, magari? No, non funziona. Non qui fino in fondo della strada, eh? Vedi che mettono anche a posto bene. Mi pare che, non so, anche le cave mi pare che ci siano sempre di meno, no? Anche le cave, mi pare che siano sempre di meno di cave. Le cave per le beole. No. Quello che sono più belli di tutti sono questi gatti qua, che sono lì belli, tranquillotti. Dobbiamo mangiare anche l'asciugo.